pubblicato l'avviso per finanziare i progetti con il 2% del gettito regionale IRPEF. I cittadini possono scegliere gli interventi da eseguire nell'interesse della collettività grazie ai progetti di democrazia partecipata. La Giunta ha individuato l'area tematica per la spendibilità delle somme destinate all'attività di sviluppo socio-economico del territorio, agricoltura, artigianato, ambiente, commercio, turismo. Quest'anno la cifra da destinare ad interventi di democrazia partecipata in via provvisoria ammonta a 15.906,051 euro, la stessa erogata nel 2019. I progetti dovranno essere presentati entro il 24 novembre 2021 tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Bagheria. Puntualmente ogni anno, quando è in corso la stagione olearia, peggiorano le condizioni delle acque del fiume Eleuterio, che presenta vaste chiazze di colore marrone. Alcuni ambientalisti hanno segnalato la grave situazione ambientale al numero di emergenza 112 dei Carabinieri e al comando della Polizia Municipale di Bagheria. Inoltre è stata inviata all'ARPA Sicilia una documentazione fotografica della situazione attuale. Nell'ambito del service distrettuale Una mano a chi ne ha bisogno, il Lions Club di Bagheria, diretto da Salvatore Belladone, organizza la manifestazione Aggiungi un posto a tavola, che avrà luogo domenica 21 novembre nel cortile di Palazzo Butera, dalle ore 11.30 alle 13.30. L'iniziativa è stata ideata in collaborazione con la Caritas Cittadina, le Suore Vincenziane e l'amministrazione comunale. I volontari prepareranno il pranzo nella cucina mobile dei Lions, che sarà offerto a 150 famiglie bisognose. Domenica invece abbiamo un'iniziativa molto importante, anche questa nell'ambito delle nostre attività annuali, che sarebbe la cucina mobile del Lions. Il Lions, insieme all'Ampas, ha comprato una cucina mobile, l'Ampas è la protezione civile regionale, e quindi avremo il piacere di avere questa cucina mobile a Bagheria, dove prepareremo 150 pasti che daremo naturalmente ai bisognosi dalle liste che ci verranno comuni segnalate dalla Caritas, dalle Suore Vincenziane e dal Comune. È un'iniziativa assolutamente, secondo noi, di primaria importanza per dare alla cittadinanza il segnale che là sono presenti in un momento di bisogno e di necessità accanto alla collettività bagherese. Bisogno del tuo aiuto per aiutare, questo è lo slogan della giornata del dono organizzata dalla Caritas Cittadina di Bagheria, che si svolgerà oggi sabato 20 novembre nei supermercati. I volontari saranno davanti l'ingresso degli esercizi commerciali ad accogliere le offerte dei cittadini di generi alimentari, che saranno destinati a sopperire le necessità delle famiglie bisognose della città. Cambia l'orario di accesso invernale a Villa San Cataldo per garantire l'accesso in condizioni migliori di luce in seguito al passaggio all'ora solare. Gli uffici cultura del comune, diretti dal responsabile Onofrio Di Suzzo, comunicano che si anticipa l'orario di chiusura pomeridiana al pubblico del sito di Villa San Cataldo, concordandolo con l'apertura oraria del complesso monumentale museale. In effetti, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e domenica, Villa San Cataldo sarà fruibile dalle 9 alle 13. Nei giorni di martedì, giovedì e sabato sarà aperto dalle 9 alle 17 con orario continuato. Anche gli orari invernali del Museo Guttuso cambiano. Resta visitabile al pubblico dalle 9 alle 17, ultimo ingresso al museo. Orario continuato anche in questo caso dal martedì a domenica. Il lunedì è confermato il giorno di chiusura settimanale. Poiché sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione locale, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bolognetta e il contestuale affidamento della gestione del Comune per la durata di 18 mesi a una commissione straordinaria. Lo scioglimento del Consiglio Comunale è stato disposto su proposta del Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Domenica 21 novembre, in occasione della solennità di Cristo Re dell'Universo, in tutte le parrocchie dell'Arcidiocesi si celebra la giornata per il seminario. Come ogni anno, si tratta di un'occasione preziosa per pregare, riflettere e sostenere concretamente il seminario di Palermo. In primo luogo, una giornata in cui pregare e invitare a pregare per le vocazioni al ministero ordinato. Attualmente la Diocesi di Palermo ha 12 seminaristi, 4 giovani al propedeutico e 10 nel percorso vocazionale Immanuel. La giornata pro seminario è infine un'occasione per sensibilizzare ed è rivolta all'intera comunità diocesana,
perché si senta coinvolta nel sostenere anche materialmente le vocazioni al presbiterato, aiutare economicamente il seminario, che è un gesto di squisita sensibilità ecclesiale e di autentica carità.